Oh, benissimo, ribenvenuti amici. Come il caldo arriva, arriva anche un'estate al mame. E Season 3, qual è la novità della Season 3? Un attimo, sto guardando. Ok, la Season 3, sarà caratterizzata, come avete potuto leggere dal titolo, intuendo che Lethal Enforcers non si gioca con un arcade stick, infatti io qua non ho nulla, ma bensì si gioca con una light gun. Esatto, la novità di questa season sarà proprio che potremo giocare a dei giochi con la light gun. E ho testato su Lethal Enforcers perché mi sembrava semplice, era il primo che era sotto mano. Volevo cominciare con Operation Wolf, che era molto più classico. Ma così, questa me l'ha consigliata un ragazzo che tra l'altro è mio concittadino che lavora per questi giochi indie tipo Grezzo 2 e Super Botte Bamba, però lui da solo, perché questo lo fa con altri amici, lui da solo fa un gioco tipo Doom, però ambientato nella nostra città. Vabbè, detto questo, io avevo questo outfit e non c'entra niente con Lethal Enforcers perché mi dà l'idea che è un po' più anni 70, invece sembro quasi da Miami Vice. Di cosa parliamo? Questa è la Sinden Light Gun che per l'emulazione penso che adesso non voglio fare pubblicità o altro, mi sembra abbastanza buona, me l'hanno consigliata proprio perché è molto semplice da settare. Io ho guardato un video di un tale Shoryu83 che ringrazio se mai vedrà questa clip. E sì, io l'ho settata in verità quasi tutta da solo perché non è che sia così complesso farlo. Però grazie al suo video ho perfezionato alcune cose che devo trovare conferma. Va bene, dai. E in teoria voi non dovreste vedere niente di strano, ma io devo attivare un bordo che mi permette, che mi mangia un po' di schermo, che permette alla light gun di configurarsi al meglio, di essere più precisa. Comunque, adesso bando alle ciance e facciamo partire il gioco. Quindi, Lethal Enforcers, siamo nel 93, lo voglio vedere, dopo lo tolgo il bezel, intanto c'è la ROM check, io mi tolgo tutta questa faccenda qua, e intanto che alzo un po' il volume per me, volevo vedere, vado sull'app di Twitch, ecco qua. Guardiamoci l'intro. Ah, qua dice 92, io avevo letto 93, forse nelle conversioni casalinghe, uscito per Mega Drive, Mega CD, Super Nintendo e incluso nella confezione c'era chiamato il Konami Justifier, che era penso questo revolver di plastica dove tu ci potevi, che ti serviva per giocare appunto la light gun. Benissimo, tolgo il bezel che l'ho preso prima. Special weapons, sì, cosa ci può dire? Shot here to reload. A me, perché in caso sparo sotto, ma noi lo togliamo, ci dà fastidio, ci dà fastidio. Video option. Questo cos'è? No, 4 terzi, va bene. Benissimo, siamo in dei panni di Don Marshall, se non sbaglio. E niente, dei banditi hanno assediato la città e lui spara tutto. Fondamentalmente questo, purtroppo non c'è altro da dire. Metto 99 perché almeno non devo stare lì a sbuginare perché questa cosa qui. Ok, perfetto, incominciamo. Metto il bordo che voi in teoria non vedete, benissimo. Vediamo se lo vedete, in teoria no. Ok. Ricominciamo. Questo gioco praticamente sono fotografie renderizzate e uomini di cartapesta. Va? No, lui è buono, lui no. Sparando fuori dal bordo io ricarico. Ecco, ti pareva? Spero che si senta tutto bene, se mi confermate. Sì, ciao. Aspetta, metto il bordo quello a 4 terzi, ecco, che almeno. Oh, già il bordo a 4 terzi è più facile, più.
quella sembrava una segretaria, ma non lo è. Però molto divertente, devo dire. Sì, la grafica dice questa e sono delle persone renderizzate. Questo ho letto, questo non la sapevo, che assieme a Night Trap, quello per Mega Drive, horror con i personaggi renderizzati o le scene in live action, com'è che era? Mi pare sia quello, e Wolfenstein 3D e Mortal Kombat hanno fatto creare la ESRB, che sarebbe la classificazione, forse perché era violento, non lo so. Orca fisca, sorry. Quello si può togliere. Ecco, ciao. Io per fare le cazzate. No, questo. Anche prima l'ho ammazzato quando provavo la situ. No. Automatic, però. Cos'è che fa? Perché ciò posso sparare più colpi senza ricaricare, sicuramente. Comunque, benvenuto chi si fosse connesso. Terza stagione di Un'estate al Mame. Stavolta novità, giochi con la light gun. Con la Ascendant Light Gun, che è la migliore per emulare in teoria. Se no uno poteva fare tutto un mega crocchio. Oh, fischia. Con la barra sensoriale la barra sensore della Wii, però io ce n'ho anche due o tre, però non è quello il problema. Ho messo che nel pump action della pistola, questo qui, premo sarebbe come continuare. Infatti se riesco a emulare un gioco più complesso, posso caricare con quello, tipo un The House of Dead 3, adesso vediamo. Questa è la macchina dei pagliacci, spero si senta tutto bene, se mi potete confermare. Ma quanti sono veramente dentro? Sì, dicevo, ho messo 99 crediti, almeno non devo avvicinarmi alla tastiera. Oh, ma quello è vivo o no? Mi sono distratto, dai, dai, dai. Non so quanto dura il gioco effettivamente. Sì, ma questa cosa cambia dalla pistola normale, tra l'altro? Beh, se vengo colpito, comunque perdo l'arma. Ecco, questo è il boss. Adesso qua tocca stare un attimino attenti. Caspita, non era. Prima avevo fatto no damage questo. Giuro, su Dio. No, per sistemarmi un attimo con la sedia. Oh, mi si vede tutto, sì. Vediamo quanto ho fatto. Che mi gasa sapere la percentuale. No, 50%. No, 61, dai. Un'onesta situation. Aspettate un attimo, ma voi non mi vedete? No, era solo per capire, perché qua mi dice che non ci sono, com'è possibile?
Un attimo, eh. Ah no, ci sono. No, mi sembrava. Mi diceva su qua l'applicazione. Tra l'altro devo togliere la pistola che mi fa da mouse. Ah, allora. Ci sono, no? Voi vedete tutto in teoria. Perfetto. Boh, perché qua mi dice di no, vabbè, ma mi fido che. Scrivetemi se c'è qualche problema. Chinatown, assurdo. Oh, ah, perché mi si è disattivato nel frattempo il bordo. Ok, l'ho rimesso. Ah, scazzi, poliziotti, merda. Ma come? Non riesco a capire. Quello è vestito come la nostra divisa di Kung Fu, vabbè. Ma dov'è? Belli sti scenari però. Vabbè, lo shotgun c'aveva un'area un po' più ampia. E posso. Ecco, però sti cappe. Oh! Maledetta, m'ha ingannato. Quindi. Tizia cinese rossa si può sparare, perfetto. Da grande voglio fare quello, il personaggio renderizzato in questi giochi, tipo lui, vorrei, potrei essere tranquillamente lui. Volevi, invece mi ha preso. Ah, ma non scorcellare. Aia. Fa male la mano, sta così. Puzio Enza. Lei si poteva uccidere, no? No, lo scorcellatore folle. Poi che prospettiva è? Quello da dove sbucherebbe nella realtà? Tipo, era in ginocchio davanti a me, non capisco. No, ma come? Ha fatto il gesto della pistola, l'ho visto. Ah. Mi confermate se si vede bene o no? Ecco, infatti. Oh, state calmi un po'. Signor Obo. No, quello è il controllore. Ma sembrava Adolf Hitler. Invece non è, no, era solo il controllore. Dai, non volevo uccidere il barboncino. Fischia. Bello, mi diverte assai. No, ma come? Oh, sono distratto, sono distrattissimo. È arrivato Ninja Man. Questi abiti presi su Wish per fare questo gioco.
Perché è un gioco di colori, per esempio, blu lui va bene, blu donna non va bene, rossa donna sì, quelli un po' grigio, marroni, beige vanno bene. Lo so, sono matti un bel po', sono matti come un cavallo qua, signora, arca fischia. Lui chissà se si poteva sparare al volo. Bella sta angolazione. Oh no, Marco Columbo. Io dove sono? Su un altro treno, sarebbe figo. Questo gioco mi dà proprio una concentrazione assoluta. Dai, ma cazzo, lui fa il gesto della pistola perché c'ha la macchina fotografica. No, il signor Chong, no, addirittura. Vabbè, ma il gameplay dei boss è sempre quello. Bene o male, questo però lo puoi staggerare. Aspetta, fammi fare una pausa. Fa male la mano. Voglio controllare se è tutto a posto. Sì, cioè. Ok, no, perché mi dice che non è vero. Ah, ok, sì, tutto a posto. Mamma mia, mi fa male un attimo la mano. Ok, let's. Ecco, infatti sento la mia voce in re. Ok, perfetto. E let's go. Oh. Oh, qua vedo anche la chat bene e si sta. Oh. Oh, 69, dai. Sì, io mi sono messo la camicia hawaiana, ma questo mi sembra più, boh, anni 70. Oppure, sicuramente non è il mood di Miami Vice, forse anche anni 90 come ambientazione. No, che personaggi ci sono? Fighissimi. Questo cos'è? Malpensa? Oh, oh! Ecco. Vabbè. Oppure è il classico aeroporto di Falconara che non stanca mai. Il Raffaello Sanz. Mamma mia, proprio una sudarella sto gioco. Vabbè che su un'estate al mare si suda parecchio, se. Aia, ci siamo sparati a vicenda.
Sì, però vestitivi diverso dai banditi. Ah, ci sono le armi qui dentro. Sembra che spari a una cartolina. Poi, perché voi non vedete, c'ho il bordo bianco che mi serve per la calibrazione della pistola, che voi non avete, vedo da lì. No, fischia, pensavo fosse. Ma la camicia era blu come quel, come il cattivo, non era. Chi è? Perché pensavo fosse meno satura. Perché vedi, i cattivi ce l'hanno un blu bello pieno. Invece no, è uguale, questo qua ce l'ha proprio uguale. Guarda. Vabbè, forse perché si sono trasferiti, travestiti, voglio dire. Quanta lore, vedi, io pensavo. Questo chi è? Ma scusa. Ma scusa, ma questo cosa deve. Dove. C'ha il giubbotto, gli ho sparato in testa, ma non è stato evidentemente sufficiente. Quanti ce n'erano? Ma sicuro ci sono dei mega segreti da qualche parte. Oh, adesso non mi carica più bene, non so perché. Preferisco caricare sparando verso destra che faccio prima. Forse quello ci vogliono più hit, no? Come faccio a. Cioè, devo sparargli tutti i colpi a lui? Mamma mia, dai. Ma vai mona la pubblicità. Madonna, finestre sempre più piccole. Ma è una pubblicità? È un tizio che. Ah no, ho già letto che. Qualcosa spicy, no? È spam. Purtroppo. No, il generale von Sbaciucchione. Oh, ma quanti spara questo? Oh! Oh, mega difficult questo. Oh, bello. Non pensavo ci fossero dei personaggi del genere, pensavo fosse. Sì,
Sempre sul mood un po' più realistico. Ma cos'è sti commenti? Bravo. Cinquantanove per cento, una vittima sola. Ah, sicuramente era l'ultimo. Posso caricare già? Sì, ti puoi caricare sempre praticamente, anche durante le schermate di Result. The Drug Dealer, allora, in teoria siamo al penultimo. Oh, parte subito così. Bello sto effetto, sembra quella di Time Crisis. Tra l'altro Time Crisis funziona da Dio, non vedo l'ora di portarvelo la prossima settimana o non lo so, o quando sarà. Infatti devo provare Virtua Cop, chissà se funziona o ci vuole qualche cosa particolare. Dai, fischia. Credevo fosse un gancio, invece era una persona. Comunque l'episodio esce domani su YouTube, eh. Dai. Perché da gusto fare bene. Poi dopo quando ti colpiscono. Tanto questo saranno solo cattivi, non ci saranno innocenti. No, ho perso lo shotgun. Maledizione. Oh, Luzi? No, non voglio calare la precisione. Vabbè, dai, famo. Godiamocelo un po' sto mito. Non ho capito che se l'ho perso perché l'ho finito oppure se l'avessi ricaricato sarebbe durato ancora, chi lo sa. Boss. Ogni tanto appare quella scritta, non so se voi la vedete. Dai, stavolta l'avevo visto, ma si è frapposto lui. Ma cos'è quella Unknowpre? Non lo so.
comunque che pizza, che io ho questo bordo bianco, ma l'importante è che non lo vediate voi perché... Allora quanto è frenetico questo gioco. Ma chi è Terminenzio? Ma chi è? Lo sprite più forte del gioco. Comunque il 2, che è ambientato nel western, c'ha una soundtrack veramente figa. Generic western soundtrack. Ma quello non ho capito se è già colpibile. No. Chi è Mosconi? Dai, muovete. Oh! Dai, dai, dai. Belle se sezioni sui veicoli. Esplode quella roba dietro, chissà. Immagino questi tutti sdraiati sui sedili, tipo che... Chi è quel mona lì che guida la macchina? Oh, chi è? No. Ah, cioè, va. Ho capito, ma... Cioè, solo lì faccio le hit, non ho capito. Solo qua mi dà... Ma sta calando? No, solo dietro di lui, pare che nella cabina non vale. Oh! A volte non mi prende il reload, però vabbè, ce la siamo cavata... Cioè, settata bene, insomma, ce la siamo goduto sto gameplay. Oh, troppi missili. Forse adesso devo sparare in un'altra parte. Ho capito. Ah no, adesso sopra. Oh, ma non mi carica. Per favore. Madonna, questo mi ha fatto sbudellare. Madonna, quanti colpi abbiamo sparato. Ma non ero già sergente. Vabbè, ogni livello ti... No, stavo leggendo la pubblicità, no? Questo bot. E fa Yowls... E yoga, chi se ne frega? Io qua devo fare retro gaming, roba. Ah, Falconara, attenzione, finalmente. Lo sapevo che c'era anche lo stage di Falconara. Sì. Quanto godo. Questo è Blind Run, tra parentesi.
stavo sistemando il microfono, ma fischia. Perché non mi... Ah, fa una raffica da 3. Dai. Ma quando fa quel suono perché guadagni una vita extra, vero? Una hit extra. Dai, ti aspetto. Ti aspetto. Ecco, questo qui, quello di prima, maledetto. L'ho settata alla meglio e vabbè, so anche io che non è che ci becco troppo. Oh, ma come si muove questo? Col potere del rewind. Vai, 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 vai. Tuttavia, questo è l'ultimo livello. So 5, ho letto. Sì, i boss sono quello sulla camionetta con lanciarazzi quadruplo. Il cinese, il capitan Von Sbaciucchion, l'elicottero. E poi vediamo chi c'è qua. Che è il villain finale. Però, cavolo, il capitan Von Sbaciucchion lì. Era figo, cioè più villain di quello con la benda, cioè generic villain. Dai, dai, dai. Boss fight? No, non ancora. Perché infatti non mi sembra una cartolina da boss. Dai, ma quello. Chissà se gli attori sono sempre quelli. Magari questi erano quelli che nel primo livello facevano il tizio con gli occhiali e lei l'hanno fatti vestire così. Anzi, sotto c'hanno i pantaloni blu, magari usati per. Anzi, magari sempre solo uno, effettivamente. No, roba grossa, questi tipo Wild Guns. Te prego, colpo di scena, fighissimo. Ma non puoi stare dietro a tutto, eh. Non puoi stare dietro a niente. Oh, questo è uno scenario da boss fight finale. Già sono morto. Sì, ma come faccio a tipo a schivare la mitragliatrice? Non ho capito. Cioè, qua muore, non ho capito. Cioè, non ho capito dove devo.
mi verrebbe da sparare qui, cioè sul rotore, no? Oh, mi fa male la mano. Dove tocca sparare? Sul rotore? Boh. Dai, dai, dai. Ah, ok. Si sgretola piano piano. Poi non ti fa neanche l'animazione della hit, quindi è inutile che noi stiamo qua a provare. Sale ali adesso, non lo so. Sì, ciao. Oh, ma dove spara che gli ho disattivato le armi? Adesso dove devo sparare? Chi lo sa? Dai, sarà quello lì, il motorino a destra, a sinistra. Ah, forse è l'ultimo. Vedi che lui spara i missili anche da lì. Madonna, che... Quanto è lui? No, cioè il boss finale è colui che... Come fa a pilotare senza mani? Un grande. Mamma mia. Bello, bella boss fight, ma... Te fa smati. 50%, vabbè, dai, almeno. E questo è la Lethal Enforcers, non so manco se è finito, sinceramente. Comunque tutti gli episodi sono recuperabili in differita sull'omonimo canale YouTube Monpezuma, sempre. In teoria dovrebbe essere finito, in teoria. Oh. Vabbè, sergente ero, sergente rimango. Wow. Ma quindi ogni grado ha un suo finale, ti fa vedere... Johnson, com'è che si chiamava? Masa Otani, M. Gallo.
Christy H, JP Steele. Vabbè, no, erano tutte persone diverse. Kevin Booth. Magari uno era. No, forse sono il finto cast, no? Vabbè, questi sono palesemente due persone diverse. Però chissà quanti attori effettivamente ci sono. Io voglio essere Steve Bolf, che sta così e fotte cazzi. Sam Omi, Matt. No, Bukagi, così. Sì, sicuramente alcuni sono dei programmatori che hanno. Sono fatti fotografare, insomma. Ne chi era? Naoko. Jun. Jun chi? Jun Senoe. Ah, vediamo i boss. Fighissimi i boss. No, no, lui no. Limonez. Ah, quindi il player 2 non è. Allora, lui si chiama Don Marshall, ma non viene menzionato un aiutante femminile. Pensavo che. Infatti, neanche maschile. Che sudata sto gioco. Benissimo. Molto, molto bene. Da non male come prima puntata, insomma. Io mi sono divertito abbastanza perché da gusto quando ci prendi. Questo cos'è? Si riprende. È uno di quelli che ripete finché non finisci i crediti, giusto? E a noi non ci interessa. Bene, grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà. Ci vediamo al prossimo episodio di Un'estate al Mame. Aspetta, disattivo il bordo, se no non posso neanche dare la fine allo streaming. Spero che si sia sentito tutto bene, poi dopo lo ricontrollo e dopo lo carico. Bon. Alla prossima. Sì, aspetta, che qua è un macello. Ok. E ci vediamo la prossima di Estate al Mame, forse questa settimana o la prossima direttamente. Vediamo quante fanne. Bon bon. Buona.